fine dell'Ottocento, siccome lo Stato è poco presente sul territorio, la mafia inizia ad assumerne le funzioni. Nella società di allora c'erano tre figure importanti per la mafia: proprietari terrieri, gabellotti e contadini. Proprietari che risiedevano nelle grandi città come Palermo stipulavano contratti con i gabellotti, che a loro volta gestivano i terreni e sfruttavano i contadini. Ai gabellotti conveniva allearsi con Cosa Nostra, che da un lato evitava rivolte di contadini, dall'altro fungeva da intermediaria con i padroni in cambio di denaro. Nel 1891 i contadini si riunirono in fasci, ma dopo alcuni anni furono sciolti e nel 1915 la mafia uccise Bernardino Verno, uno dei più accesi animatori delle lotte contadine. 1915, in Sicilia c'è la chiamata alle armi e i disertori sono numerosi. Intanto la richiesta di carne al fronte aumenta e, visto che mancano bracci per l'agricoltura, la popolazione si dà all'allevamento e i terreni diventano pascoli. I furti di bestiame diventano frequenti a causa dei cosiddetti briganti e anche in questo ambito Cosa Nostra ne approfitta per mediare tra ladri e derubati, anche se spesso erano proprio i mafiosi i colpevoli. Sotto il fascismo la lotta alla mafia si fece più evidente grazie all'operato di Cesare Mori, un vero prefetto di ferro. Egli infatti mise in atto repressioni durissime contro le cosche mafiose, servendosi di ricatti, ostaggi e torture fino al 1929. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli OSS, ovvero i servizi segreti americani, contattarono numerosi boss mafiosi detenuti negli Stati Uniti, come Lucky Luciano e Vito Genovese. Questi contatti avevano il fine di facilitare lo sbarco degli americani in Sicilia e di mantenerla stabile politicamente. In cambio i boss avrebbero ottenuto la libertà. La prima guerra di mafia fu causata dalla truffa che riguardava una partita di droga nel 1962. Infatti un boss mafioso inviato a Brooklyn per consegnare la merce fu accusato di averne sottratto una parte e fu quindi ucciso. A partire da quell'episodio si formarono due fazioni rivali, composte dalle famiglie più potenti, e fino al 25 maggio 1963 queste si scontrarono a son di autobombe, imboscate e massacri, in cui vennero coinvolti anche molti innocenti. Dopo alcuni mesi un contadino trovò un'autobomba nei pressi di Palermo. Questa, esplodendo, uccise due militari e cinque carabinieri che erano giunti sul posto. Questo attentato provocò l'indignazione nazionale e centinaia di arresti di mafiosi. Infatti, fino agli anni 70 circa, lo Stato non voleva che si parlasse di mafia. Tra il 67 e il 68 ci furono diversi processi che videro imputati i capi mafia. Tuttavia la maggior parte di loro venne assolta, a dimostrazione dell'immunità raggiunta dalla mafia fino ad allora. Negli anni 70 Cosa Nostra guadagnò parecchi miliardi grazie al fenomeno chiamato Pizza Connection. Esso consisteva nel traffico di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti e nel 1977 Palermo era diventato il centro di raffinazione di eroina più grande del mondo. Pizza Connection prende il nome dalle molte pizzerie che sorsero in America. Infatti la droga veniva nascosta tra gli alimenti per facilitarne il trasporto. 5 maggio 1971. La mafia uccide Pietro Scaglione, procuratore di Palermo. 21 luglio 1979. Il capo della squadra mobile di Palermo viene assassinato. 25 settembre 1979. Cosa Nostra uccide il magistrato Cesare Terranova e l'autista. 6 gennaio 1980. Viene ucciso Piersanti Mattarelli, il presidente della regione Sicilia. 6 agosto 1980. Assassinato il procuratore di Palermo Gaetano Costa. La seconda guerra di mafia, chiamata Mattanza, si svolse tra il 1978 e il 1983. Nel 1974, dopo la morte di Luciano Liggio, Salvatore Riina divenne il capo del clan dei Corleonesi, che in quel periodo stava acquistando prestigio. Questo scontro vide i Corleonesi e i loro alleati contro le altre famiglie palermitane. Le due fazioni si scontrarono violentemente, con un numero altissimo di vittime e altrettanti fuggiti all'estero.
Alla fine prevalsero i corleonesi e Riina si aggiudicò la direzione delle famiglie palermitane. Durante questa guerra di mafia è stato ucciso Pio La Torre, attivista del Partito Comunista, ma soprattutto ricordiamo l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mandato a Palermo come prefetto per contrastare l'attività mafiosa. La sua morte si deve soprattutto allo scarso appoggio che il governo dell'epoca diede a Dalla Chiesa. Degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lupo colorato, si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Non ci dobbiamo ribellare. Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è